Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone Mapau e oggi eccoci qui tornati su OPTC, questo giro per andare ad affrontare Nettuno Colosseo. Allora ragazzi, Nettuno Colosseo è abbastanza difficile, devo dire. Ho riscontrato abbastanza difficoltà nel costruire un team free to play decente per questo Colosseo. Questo team è abbastanza solido, naturalmente con dei cotton candy su Bartolomeo piuttosto che col damage reduction maxato dovrebbe essere molto molto più solido. Vi dico questo perché alla fine praticamente mi salverà il deretano un recovery orb. Ne ho utilizzato solo uno, avrei potuto utilizzarne molti altri perché me ne sono capitati altri, ma non li ho utilizzati apposta per vedere se il team fosse effettivamente abbastanza solido e non necessitasse di orb recovery. Il team non necessita di orb recovery se avete tutte le premesse che avete su questa sinistra. Il team funziona solo in quel caso. Se avete addirittura dei cotton candy sui vostri personaggi, allora bomba, andate tranquillissimi, non ne fate proprio, lo fate tranquillissimi. Sta di fatto che è necessario qui il damage reduction al terzo livello, è necessario perché sarà il danno che dovrete subire è veramente notevole e andando avanti comunque nel video lo vedrete. Diciamo che anche una percentuale molto bassa di riduzione del danno qui fa la differenza. Fidatevi che qui fa la differenza. Quindi quel 5% in più vi può salvare il bucio. Poi comunque vedrete nel video di che cosa sto parlando. Allora, il team di per sé è solido, funziona abbastanza bene. Per Jinbe, ragazzi, allora Jinbe riduce il coefficiente di chain per 3 turni, incatena i capitani 6 turni, attiva anti-debuff dopo il primo turno e vi cancella tutti i buff, eccetera. Quindi vi renderà un po' la vita impossibile. Ma per noi non è un problema perché attiviamo subito Makino, attiviamo Usopp e poi attiviamo Nico Robin. In questa maniera toglierete i bind, diminuirete di uno i turni per caricare le vostre special e. Ragazzi, mi raccomando, questa cosa è fondamentale. Prima Usopp, poi se volete utilizzarla dopo Makino va benissimo, ma Usopp dovete utilizzarlo prima di Nico Robin, in maniera tale che poi lo possiate caricare. Comunque, la cosa qui è molto semplice. Attivate quasi tutte le vostre special, lui sarà triggerato e via. In questa maniera, se caccerete via Jinbe subito il primo turno, non vi potrà cancellare i debuff. In questa maniera voi potrete stallare sui Fishman che avete qui. Vi consiglio di portare Usopp a 4 turni di cooldown, in maniera tale che potrete poi riutilizzarlo su Fisher Tiger. Comunque poi adesso vedete nel video. Dovrete subire circa due colpi. Se avrete damage reduction maxato, questi due colpi effettivamente saranno molto meno tosti. Comunque di fatto, ragazzi, con un auto heal maxato, con il damage reduction maxato, sicuramente vedrete che avrete molti molti meno problemi. Tra le altre cose, se vi portate uno Shanks con le potential ability di riduzione, se non mi sbaglio lui ha proprio la riduzione sugli Psy, è ancora meglio, nel senso avrete meno danno ancora subito da Fisher Tiger, il che sarà profumatissimo. Quindi tenete in considerazione molto gli amici Shanks che vi portate perché possono fare la differenza. Naturalmente qua sotto potete cercare amici Shanks, cercateli pure, non è assolutamente un problema per me. Cercateli in commento e sarò più che contento di questa cosa. Allora, come vedete, Fisher Tiger vi fa notevoli quantitativi di danno. Quindi, portiamo la nostra Coated Sunny in maniera tale da parare anche tutti i danni di Fisher Tiger. I danni che vi farà sono grossi, quindi avete bisogno della Coated Sunny per parare il colpo grosso. Però bene o male, ragazzi, si fa.
Chiaramente rimarrete con pochissimi punti vita. Tutto è proprio fatto in maniera tale che voi rimaniate con uno sputo di vita, però ci rimanete, ragazzi, ci rimanete, quindi state tranquilli. È una cosa fattibile, si può fare, l'ho provato, e quindi state pure sereni. Per quanto riguarda Fisher Tiger, lo dovete mazzuliare, lo dovete crocchiare come un polpo su uno scoglio fino a che non vi stancherete. Una volta, diciamo, fatto fuori, tra l'altro potete utilizzare la special di Machino per darmi una mano, anzi usatela perché vi farà un buon 1.200.000 in più di danno, che non è per niente male, in queste circostanze non è per niente male. Di fatto vi garantirà di passare lo stage senza nessun problema. È proprio una cosa che vi darà ancora più sicurezza di passare, ecco. Ricordatevi di ucciderlo prima della fine della special di Aesop, in maniera tale che avrete 2 turni per ucciderlo subito dopo, perché quando attiverà l'enrage non attaccherà e quindi voi potrete ricrocchiarlo di nuovo una volta che si rianimerà del 30%. Quindi niente di difficile e ritengo che si possa fare tranquillamente. Tra l'altro, con questo team non avete orb negativi su Shanks, perché il buon Pedro vi garantirà matching orb Psy per lui anche. Quindi nonostante gli Psy normalmente siano negativi sul buon Shanks, in questo caso vi saranno solo che positivi, il che in effetti è molto molto comodo. Ok ragazzi, una volta massacrato lui, arriviamo praticamente alla parte più difficile del discorso, ovvero il nostro carissimo Nettuno. Allora, potrebbe sembrare la parte più difficile, in realtà ragazzi, in questo caso l'unica cosa che dovete fare è far perfect sostanzialmente, perché è l'unica cosa che qui dovete fare. Il buon Bartolomeo, attivando la sua special, attiverà anche il boost di attacco, passando da 2,25 a 2,75 di attacco. Il buon Shanks vi darà 2,25 di attacco, vi cambierà tutti gli orb, compresi i block, vi boosterà la chain di 0,9, il che è super buono. E poi ci sarà Pedro che vi darà una mano sia per i mobini, sia per far fronte a Nettuno stesso, mettendovi un Color Affinity Boost, il che dovrebbe arrivare intorno ai 6.500.000. Mi sono rimasto un po' più largo in maniera tale che se qualcuno non dovesse proprio avere tutto maxato, bene o male dovrebbe riuscire comunque ad arrivarci al danno. Consiglio normalmente di tenere tutto maxato in maniera tale che non abbiate problemi poi, non mi veniate a dire, ma il team non funziona, non va bene. Ragazzi, il team funziona, l'ho provato, quindi siccome non mi va di sentirmi dire queste cose, semplicemente fate molta attenzione a tenere i vostri personaggi maxati, a maxarli sia di livello che di special che di Limit Break e Potential Ability se possibile, per esempio nel caso di Robin. Comunque, una volta eliminato Nettuno, eliminate con calma i mobini, non avete nessunissima fretta, avete ancora un turno di scudo di Bartolomeo e quindi ragazzi praticamente il gioco è fatto. D'accordo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi come al solito ci ribecchiamo una prossima volta.